perché la cronaca è sovrana. Scusa Marcello, ti interrompo. Calcio di rigore per l'Inter, 33 minuti sul cronometro. Oh, che novità! Grandissima, oh, che novità. Grandissima, oh, palla novità in verticale per Barella, che è stato tallonato da Frendrup, che entra nettamente in ritardo sul centrocampista dell'Inter. Sì. Che però, attenzione, da qui sembra che il centrocampista del Genoa abbia colpito. Io non sono così convinto di questo calcio di rigore, per essere sincero. Perché adesso no, c'è stata un'inquadratura dalle spalle di Frendrup, infatti stanno valutando al VAR, perché Frendrup in realtà ha fatto un grande intervento difensivo, o almeno sembra, perché ha chiuso benissimo su Barella. Io invece penso che Barella ha tirato. No, ma l'intervento toccato, del giocatore è arrivato dopo e non ha colpito Barella. No, ma ha colpito il pallone. Perché adesso se dovesse revocare la decisione, dovrebbe quindi dare calcio d'angolo. Si lamenta? Barella di cosa si lamenta? Non essere stato colpito, ovviamente. Se non ha colpito Barella, di che si lamenta? Vi dico la sincera verità. Io sono molto lontano, però ho avuto questa impressione. Dal primo replay sembrava netto. Vediamo se si capisce. Però, a vederla in dinamica sembra un rigore nettissimo. Esattamente. È sul replay che io ho l'impressione che adesso l'arbitro avrà a disposizione, infatti lo va a rivedere. L'immagine per me lo leva, l'immagine dalle spalle di Barella si vedrà che comunque è il pallone. Da quello che abbiamo visto per me lo leva, non è il rigore. Poi se il palazzo vuole diversamente, vediamo se ci facciamo. Ma è mai possibile che ormai ogni azione deve essere causa di discussione? La palla la prende dopo il tiro di Barella, non c'è rigore. Calcia Barella e cade sopra. Barella cade sopra Federico. Non prende la palla effettivamente. Dopo secondo me gli dà rigore. E non prende neanche lui perché... No, quindi non... No ragazzi, il pallone l'ha colpito, cambia il giro. Calcia Barella e quello del Genoa colpisce Barella. Ma si vede bene, non capisco perché, adesso credo arriverà l'immagine dalle spalle di Barella, perché si vedeva benissimo la deviazione. Sembra che non lo prenda. Dovrebbe arrivare proprio. E non prende Barella, però dovrebbero mostrare l'immagine dalle spalle di Barella, perché si vede nettamente il pallone che cambia. Se mai un tocco c'è, il giocatore che è dietro. Non lo prende mai, ma di cosa si lamenta Barella? Ma tira prima, in tutti i modi tira prima. Deviato, pallone deviato in angolo. Si impatta sul giocatore. Ah, ma è ridicola sta cosa. Capiamo, cioè, però tutte queste scene, dopo il rigore, quello lì fasullo, tutta quella comica che abbiamo visto in Inter-Atalanta, adesso un'altra comica, ma tutta San Siro quando gioca l'Inter. Cioè, vanno in scena sempre solo con una squadra di Milano. Vediamo cosa dice. L'indirizzo è quello. Vediamo un po'. Confermato il calcio di rigore per l'Inter. Sono sorpreso. Anche io per il semplice fatto che ho visto. È ingiocabile. No, è ingiocabile l'Inter quest'anno. È forte, ma poi è ingiocabile. Noi abbiamo visto da lontano, ma non sembrava che avesse colpito il giocatore. A me pare che il giocatore che entra in scivolata sicuramente non prende Barella. Mi pare così. Sì. È da vedere se quello, perché noi ci siamo concentrati su quello davanti, se quello che stava alle dietro spalle, ti spiego Maurizio, alle spalle c'era Sabelli, è quello dietro che può io non ho visto quello di il giocatore Sabelli, di Sabelli sembra che non lo tocchi, però io secondo me se c'è un tocco c'è dal giocatore di secondo dietro, secondo me gli hanno fatto vedere l'immagine sbagliata, perché dalle spalle di Barella si vedeva palesemente il tocco del pallone di Frendrup, palesemente. Quindi, no, però è diverso. Allora, noi ci siamo concentrati sul giocatore che è entrato in scivolata. Intanto andiamo in cronaca, scusate, perché comunque in tutto ciò c'è l'Inter che sta battendo il calcio di rigore. Sanchez contro Martinez, io non lo so. 37 sul cronometro, è tutto pronto, l'arbitro è pronto a fischiare. Giochi mentali da parte del portiere del Genoa, ma Sanchez mantiene la concentrazione, prende la rincorsa. Tira fortissimo, spiazzato buono il portiere pubblico del Genoa, 2-0 per l'Inter. Inter e prima rete in vittoria, visto che noi non riusciamo ad essere d'accordo, vogliamo chiedergliela a loro secondo dobbiamo loro fermarci. Il nostro studio è veramente spaccato a metà, perché dobbiamo capire se non proprio a metà. Guarda, il pubblico bello è spaccato a metà, sarebbe bello, i nostri Maurizio ragazzi sono spaccati a metà sul pubblico, insomma. Sarebbe bello lanciare un sondaggio, io adesso non so se sia possibile, vediamo, capiamo. Vediamo, se si può, Antonella, ci lanci un sondaggio, vediamo, ci riesci? Vediamo, capiamo. Chiedi così a Luciano se è possibile pronto. Ed Antonello. Allora, quindi io vorrei andrei partire subito dai nostri tecnici. Assolutamente Maurizio, io sì. Io vedrei anche questo episodio, scusi se interrompo. Sì, sì, ma c'è un altro check in corso da parte del VAR. Cos'è successo? In questo per momento, di cronaca? Un secondo che ci arriviamo subito perché... Scusi Vittoria,
Scusi, no. No, fai bene, fai bene. Interrompiamo perché sta succedendo di tutto. Che è successo? Perché adesso siamo davanti al replay con l'arbitro che sta controllando se effettivamente c'è un fallo di mano da parte di Bani su una girata di Lautaro. Il pallone sembra toccare prima il petto del difensore del Genoa, ma adesso andiamo a vedere cosa decideranno. Io credo che ha deciso di continuare. Esattamente. Pallone in gioco, non c'è assolutamente nessun intervento al monitor questa volta. Si riparte con rinvio dal fondo del Genoa. Possiamo dire, provando 5 secondi ad esulare dalla moviola, dalla polemica, dal rigore, che l'Inter da quando ha segnato è ovviamente squadra, maggiormente padrona del campo. Da quando ha segnato il primo, non il secondo. Esattamente. È ovvio. Beh, è ovvio. Gli apri la strada. No, la strada l'ha aperto. Gli chiudi la partita. No, anch'io se gioco sul 2-0 con un rigore regalato, poi alla fine faccio di tutto e di più. Perché però no, quello che stava dicendo Luca era un'altra cosa, che dopo l'1-0 era cambiata la partita, non dopo il 2-0. Però voglio dire, ma dopo il 2-0 diventa ancora più semplice. Ma io veramente penso che così non si può andare avanti. È possibile che, guarda, volta... io ti dico, io la mia impressione subito, l'ho detto, è che non fosse calcio di rigore. Voglio dire, al di là del fatto che sia o non sia calcio di rigore, per me non era calcio di rigore, ma non conta niente. Neanche per me. È possibile che ogni volta che succede qualsiasi cosa in campo è diventata una situazione ingovernabile. Cioè, noi che abbiamo pensato sempre alla moviola in campo, al controllo, tutte le... ma insomma qui sta diventando una situazione, però la moviola in questa situazione, scusa, io voglio Maurizio, andare, ma è ingestibile una cosa, però una cosa voglio di dire la moviola qualcosa deve fare, ma perché bisogna riscrivere le regole, perché bisogna fare in un certo modo, bisogna riscrivere, no scusami, bisogna riscrivere le regole, qui bisogna capire è una mia, come tu ben sai, un mio cavallo di Ma voglio dire, ma il VAR che nasce per i casi estremamente complicati, però posso dire, io vorrei aspettare un secondo, non è possibile che il VAR venga utilizzato perché intanto chiariamo cosa dice il regolamento, perché se no parliamo di particolarità della situazione, perché secondo me voleva il VAR tantissimi anni fa, no? Ma non voleva il VAR, voleva il VAR, è una cosa diversa, è una cosa un po' diversa. Però se poi dopo dietro ci sono gli uomini che sono bene o male, sono gestiti prima di arrivare, adesso io vorrei ragionare, perché Luca ha detto una cosa che io condivido. La mia impressione è che Barella abbia tirato, il giocatore del Genoa abbia toccato il pallone e dopo abbia finito col travolgere Barella. Se così non fosse, cioè il tiro di Barella era fuori e fosse stato travolto senza che il giocatore del Genoa toccasse, sarebbe rigore. Adesso io da qui non vedo, sinceramente. Invece io vi dicevo proprio questo che vi volevo dire. C'è stato un replay che non è stato mandato al VAR, ve lo ripeto. Che è quello dalle spalle di Barella. Intanto attenzione perché c'è la rete Chita solo in area. Dalle spalle di Barella, quindi dalle spalle di Frendrup, dove si vede il pallone strusciato dal difensore del Genoa che termina quindi in calcio d'angolo. L'azione per me si vede il pallone e cambia direzione, cambia giro. Però quindi... mi fate sentire cosa ne pensa il Pampa Sosa innanzitutto, Marco Amelia, dopo poi voglio chiedere a Nello che cosa ne pensa. Voi l'abbiamo già sentito, siete colpevolisti, sentiamo gli altri. Ma non è problema di... No, lo so, è un modo di dire colpevolisti. È problema che il VAR nasce per le situazioni palesemente sbagliate ed è diventato invece una cosa generalizzata. Questo è un altro argomento, lo discuteremo dopo quando ci avremo il pezzo, la possibilità di parlare del VAR, perché dobbiamo far vedere pure Lazio Milan. Perché non era rigore per te, Pampa? Allora, innanzitutto manca uniformità dei criteri. Non è possibile che non si capisce quando chiama il VAR, quando non chiama, quando è mano, quando non è mano. Questo su Barella non era rigore, perché lui, appoggiando il piede sulla gamba di Frendrup, è normale che cade. Questo bisogna, chi ha giocato a calcio, ma anche chi ha giocato nei campetti, lo sa, che quando uno appoggia il piede sopra un ostacolo, diciamo così, è normale che perde l'equilibrio. Però no, non allora, è questa è l'impressione, la stessa impressione che ho avuto io quando ho visto il primo replay. Marco. Ho la stessa impressione. Per me Barella calcia e poi nello slancio va su Frendrup, che è entrato molto bene, cercando di mettere il piede in traiettoria. Soprattutto del tiro. Ha messo pressione a Barella e l'ha costretto al tiro fuori. Io anche rivedendolo non avrei mai dato rigore, però poi sono gli arbitri che decidono. Nello. Ma guarda, io
su questo calcio di rigore torno un attimo indietro di qualche partita, quando De Rossi ha perso l'unica partita che fino adesso con l'Inter, che non doveva perdere, che non doveva sul primo perdere. Gol, sul primo gol dell'Inter De Rossi fa una dichiarazione a fine partita e dice che nel calcio che lui sogna quello è comunque gol, ma nel calcio moderno era da annullare perché c'è chiaramente la spinta o comunque il giocatore dell'Inter anche tocca Amelia il portiere disse della questo. Roma. Sì, allora il discorso qua. Qual è? Questo è un rigore nel calcio moderno, nel calcio di una volta quando il tuo papà, scusami se no, dico cioè, il tuo papà, ma io è un orgoglio, io ho avuto la fortuna di starci anche a quel processo, sì. Per cui chiedeva la moviola in campo, che era un'altra cosa un'altra rispetto cosa. A questa, sì. Era completamente diversa. E questo io oggi, l'ho spiegato molte volte. Oggi il VAR arbitra. Questa decide. È la realtà. Decide. In questo momento il VAR arbitra perché nasce perché non dovevano intervenire sull'arbitro e dirgli guarda qui c'è stato un fallo che tu non hai visto. Invece oggi interviene. Cioè, oggi interviene e blocca il gioco. Però posso aggiungere una cosa? Scusa, Maurizio, però a parte qualche paese... Il VAR esiste in Europa e esiste sì. In Italia. È diverso però, utilizzato il protocollo è uguale, ma sì, l'applicazione però, è diversa. Ma però le polemiche sono completamente diverse. Ma io ho fatto una domanda all'avvocato, la faccio anche allo studio, così chi può darmi questo. Mettiamo un arbitro giovane, ma addirittura esordiente, magari in Serie A, e alla moviola o al VAR, come preferite, mettiamo un arbitro internazionale. L'arbitro internazionale chiama e gli dice al giovane guarda che era anche fallo. Di Bella è un arbitro internazionale, vorrei precisare. Sì, no, ma sono d'accordo, sì. Vi rubo un secondo solo per dirvi che è finito il primo tempo, quindi 2-0 per con l'Inter. Con un gol clamoroso mangiato da Mkhitaryan. Esattamente, con un'occasione clamorosa per l'Italia. Avete visto il gol annullato al Real Madrid? Avete visto il gol pazzesco, annullato al Real Madrid? Pazzesco. E allora, cioè stiamo a discutere sempre di sti arbitri, no, perché noi abbiamo questi arbitri che sono peggiori di quelli europei. Prendiamo quelli europei, sono uguali, sono una casta no. Che è uguale, uniforme dappertutto, sì, e quindi hanno un potere adesso ce l'hanno ancora di più col VAR, ma paradossalmente il VAR ha creato più caos di quello che si pensava, ha risolto tante cose, cioè voglio dire, però non, è, non vabbè, ne ha risolte ma altre ma non è un problema di diversità di interpretazione come diceva il Pampa prima, è problema che ci si è inventati l'applicazione del VAR dove non è previsto dal regolamento. A tal proposito, professore, ultima ora che mi ha segnalato Carlotta dalla redazione di Sportfocus 24, Rocchi ha convocato un raduno degli arbitri a Roma e inizierà proprio d'urgenza. Il prossimo giovedì. Sì, c'è chi parla appunto di urgenza, chi dice che comunque è il raduno dato dalle varie polemiche. Comunque giovedì si raduneranno a Roma in modo da poter incontrare anche Gravina. Oddio. E diciamo è per tutte le polemiche che stanno un po' attraversando il mondo degli arbitri. Oddio, sarà interessante vediamo capire che cosa succede, battuta, ma della situazione. Poi lo vedremo. Scusate, il rigore, si è lamentato Lotito, quindi è giusto che ci sia Marocchi, un raduno di Rocchi è indicato. Io credo che in questi giorni Gravina non ha motivo di essere molto simpatizzante di Lotito, ad essere sinceri. Per quello che sta succedendo, avete capito chi ha convocato tutta la tutta questa riunione? Simpatia Gravina Lotito, non credo ci sia. La riunione l'ha convocata Rocchi, cioè allora, Rocchi, lui proprio Rocchi. Noi chiediamo ad Antonella Biscardi di lanciarci il messaggio. Lei prontamente ha aggiornato tramite Margherita. Abbiamo un nuovo sondaggio da dare allora ai nostri amici da casa. D'altronde, già dalla prima puntata del processo si parla di rigori, quindi insomma, bene. Anche stasera, secondo voi c'era rigore per l'Inter? Bene, fateci sapere. Sì o no? Oggi più che mai. Allora, non fare lo scorretto, sulle pagine social. Non fare lo scorretto, fai un solo voto, Non essere scorretto che ne mandi 750 come fai di solito. Marcello, dimmi perché non era rigore. No, ma ragazzi, cioè, noi abbiamo visto questo episodio. Sì. In studio, a parte i tifosi dell'Inter lì presenti dal pubblico, che quelli per loro è sempre rigore, chiaro. Guarda, sono tifosi di tutte le squadre, i ragazzi, sono bambini, belli felici. Anzi, facciamo così, scusa, visto che l'ho. Quanti sono tifosi dell'Inter tra di voi? Guarda, due. Per alzare di mano, solo due Marcello. Comunque.
è perché qualcuno si vergogna. È che in studio noi abbiamo analizzato questa immagine, poi sì, l'abbiamo fatta vedere anche al Papa, a tutti gli altri che l'hanno dovuto vedere, quasi tutti, anzi tutti abbiamo detto non è rigore. Io voglio capire invece a Lissone, dove sono andati a vedersela al VAR, dove l'hanno anche rivista, hanno avuto modo e di soprattutto cosa hanno visto e soprattutto perché, cosa perché, hanno visto perché hanno chiamato l'arbitro a vederlo quando alla fin fine hanno deciso tutti come dare questo calcio. No, potrebbe essere no, fermo, te lo spiego dal regolamento, te lo spiego perché potrebbe darsi che al VAR avessero dei dubbi, quindi hanno detto vientelo a vedere perché secondo noi potrebbe non essere rigore. Sì, ma l'hanno, poi l'arbitro è andato a vedere ed è rimasto convinto della sua decisione. Non lo so, allora non lo chiami nemmeno. Questo tecnicamente è possibile, perché chi decide è l'arbitro, non è il VAR. Il VAR ha un peso molto grande. Se lui fa un evidente errore lo chiami al VAR, non gli vieni lì a dire no, guarda, non venire al VAR. Però tu hai visto che anche qui per quasi tutti non era rigore, ma per qualcuno era rigore. Quindi al VAR hanno detto vienitela a vedere. E lui è rimasto convinto che la sua decisione fosse giusta. E lui cosa? Ma scusa, ma le immagini sono le stesse che abbiamo visto noi? Quelle che hanno fatto vedere a lui sono le stesse immagini. Sì, perché questa risposta te la può dare l'arbitro, non io, ovviamente. Io ti posso dire tecnicamente la procedura. Non è un errore, capisci? Questo è il vero problema. Dobbiamo fermarci, che non è ragazzi, un errore. Allora, per fortuna il professor Taormina, a parte il fatto che anche te il fatto di legge non hai problemi, ma se dici qualcosa di sbagliato io mi appello al professor Taormina, difendimi. Ripartiamo da qua, facciamo un sondaggio subito, lo avete inondato di risposte. Quali risposte, Margherita? Sì, come sempre il nostro pubblico ha sentenziato e ci ha fatto sapere che solo il 39% però vedeva il rigore. Ecco. Quindi il 61% è tanto. È più o meno quasi come il nostro studio. Sono milioni. Anche, sono milioni gli interisti. Anche milioni. Se ho il sospetto, anche se ho il sospetto che dallo sgabuzzino sono arrivate una serie. No, giuro che non l'ho neanche votato. Io mi sto ancora chiedendo, sì, scusa, ma se ti hanno chiamato al VAR, perché non cambi idea? Cioè, com'è possibile? Quasi sempre, quando chiamano al VAR, cambiano idea gli arbitri, perché cioè te lo fanno vedere, perché vuol dire che il dubbio a Lissone l'hanno avuto non cambi idea. Cioè, francamente, è il ragionamento assurdo di De Nicola. Il meccanismo te l'ho spiegato, poi che sia giusto o no, è un altro discorso. Può essere pure però che, come dice, non gli hanno fatto vedere, io non so se questo è possibile, l'immagine è giusta, perché quella che abbiamo visto da dietro, però ti chiamano per mettere in discussione la tua decisione. Ti chiamano per dire, in pratica ti chiamano per dire attenzione, tu hai dato rigore. Poi non possono dirgli nulla, però lì sono là, allora, ragazzi, l'ipotesi migliore gli hanno detto controlla bene. È già successo bene. Però, Che significa? Cosa è successo nella testa? Tornare indietro per l'arbitro significava commesso un errore nella segnatura. Ma l'hanno fatto 100.000, ma scusami, l'hanno fatto 100.000 volte e stasera non lo può fare? Cos'è? Alla suggestione non è che non lo può fare, non l'ha voluto fare, è diverso. Scusami, diverso, non è che non lo può fare, non l'ha voluto fare. Dipende, non lo vuole fare. Dipende allora, dal rapporto. Abbiamo in collegamento Riccardo Fusato. Buonasera Riccardo, benvenuto. Innanzitutto io ti chiedo un giudizio sul primo tempo. Fa parte del 39 o del 61? E soprattutto appunto per te c'era rigore o non c'era rigore? Riccardo Fusato. Ciao, buonasera. È abbastanza generoso, bisogna essere sinceri. È un rigore che se te lo danno contro ti arrabbi sicuramente. Non è la prima volta che l'arbitro non cambia idea nella chiamata al VAR. Ci sono una serie di errori. Il primo secondo me è il fatto che il VAR fa il suo lavoro in questo caso, perché chiama, lui dà rigore, il VAR lo chiama e lui conferma. Quindi il VAR in questa azione non si può contestare. Io devo dire, è un rigore che a velocità normale non sembrava neanche così netto. Dopodiché entriamo nel merito. Può essere stata punita l'entrata imprudente del difensore. Ma se non ti prende, ma non se non ti stai calmo un attimo, stai calmo ma un attimo. Se non anche ti prende, perché quando dà rigore lui, quando lo chiamano al VAR, io ho avuto un dubbio a calcio. Che lo chiamassero per vedere se il fallo avveniva prima che uscisse il pallone.
Io credo per questo anche, perché il pallone è in gioco. È un rigore che non, cioè, è un rigore generosissimo, cioè non, è inutile nascondersi dietro un dito. Se io interista mi danno un rigore del genere, mi arrabbio. Dopodiché, allora posso dirti che cosa potrà dire Rocchi? Voglio fare il profeta oggi. Vai. Provo a dirti quello che può dire Rocchi. Nel però regolamento dire, Maurizio, però che non... dopo leggerò. Maurizio, non dire quello che ha detto il... per Lazio Milan, ti prego, però. Non dico quello lo diciamo dopo, perché lo dico. No, le stesse parole che ha detto Rocchi. Ma siccome in occasione di Lazio Milan avevamo preparato i casi da rigore, ci capita a fagiolo anche sette, questo. Sette. Sono sette le possibilità di dare i calci di rigore. Poi vediamo se con la Lazio è giusto o sbagliato, lo vedremo dopo con Luca. Però ci capita a fagiolo pure per questa cosa. Lui potrebbe asserire, per me fantascientificamente, lo dico prima, che il regolamento dice colpire o tentare di colpire. Cioè se tu fai una... Guarda, prontamente la nostra regia sta mandando la grafica. Infatti vediamo che Nello... Eccolo, guarda, del calcio di rigore. Se voi andate... Però siete sicuri che non lo prende, scusate? No, adesso, aspetta, ti può dire anche questo. Pure che se non l'avesse preso, e basta per ostacolare ed è un'entrata, questa è la teoria, poi bisogna vedere, per me rimango dell'opinione, non lo colpisce, non lo prende e non è il rigore, per me, però questa parte del regolamento esiste, dopo ce lo studieremo meglio. Che regolamento assurdo, Maurizio, scusa, ma questo regolamento per me è assurdo, assurdo, no, no, sono d'accordo con Rizzoli, te. Allora, ti dico subito una però cosa, vedevo che per esempio Nello... Scusa se ti no, chiamo. Ci mancherebbe. Mi diceva quando io leggevo il regolamento che questa anche è una cosa molto plausibile. Anche tentativo di colpire è calcio di rigore. Anche cercare di colpire. Lo prevede il regolamento del gioco del calcio, non è che però se lo inventano gli arbitri. Venire impattando il tiro, non per colpire. Se Barella con lo slancio va sul difensore del Genoa. Okay. Sono d'accordo con te, però il tentativo di colpire... Ma no, il difensore va sull'intenzione del tiro. Tu lo sai bene. Sì, poi, sì, no, il tentativo di colpire è rigore. Ma lì no, se dai. Entriamo nel merito del tentativo di colpire, ci sono 40 rigori a partita. Appunto, no, per questo dico che è temeraria, lì, è temeraria la tesi. Maurizio, questo episodio adesso è sicuramente un rigore che secondo me non c'è, però vedete come si sta parlando del rigore non dato all'Inter, anziché parlare di un Inter che ancora una volta ha dimostrato di essere una squadra... ho capito, però la cronaca è cronaca. No, ma Maurizio, il problema, e io vorrei ricordarlo, scusato, forse non era in collegamento. Io ho ricordato l'intervista di De Rossi dopo Roma-Inter, proprio in questo discorso, proprio in quello che dice Fusato. Cioè, il discorso è, nel calcio che De Rossi, sono le dichiarazioni di De Rossi, non mie, nel calcio che io sogno, quello è gol. Nel calcio moderno era da annullare. Questo è un rigore nel calcio moderno, è un rigore nel calcio moderno, ma non è colpa di nessuno, è il regolamento che purtroppo probabilmente è fatto male, per carità, io non sto discutendo, ma certo che fa. Dico semplicemente che è applicato male, è applicato male. Secondo me in questo caso il regolamento, allora l'arbitro vede il rigore, lo chiamano, gli dicono vieni a vederlo, che secondo noi è esagerato. Lui non dava il rigore e ne usciva benissimo e la situazione andava a posto. E adesso lui però io è convinto che è rigore, è stato un minuto rigore e mezzo davanti al e monitor. Conferma la sua scelta. Comunque, questa è la sua scelta, adesso poi noi andremo comunque, a sindacare. Diciamo che il 2-0 chiude la partita. Tanto il 2-0 è, certo non è come l'1-0, con l'1-0 sei ancora in bilico, il 2-0 voglio insomma... Dire, vediamo i guai che ne vengono fuori. Cambia molto. Voglio andare alla Pampa Sosa. Per chiedergli questo, poi ha visto anche lui i sondaggi come sono andati, eccetera. Ma se a te, se te stai giocando nell'Inter e ti fanno questa entrata, lo chiedi il rigore oppure no? Ma no, dai. Cioè, faccio un'operazione, ho fatto un'entrata scivolata peggiore. Peggiore è normale, che cosa fa? Il calcio è cambiato pure in noi ex calciatori. La prima cosa che 20 anni fa a guardare l'arbitro, l'hai visto? Però secondo me 20 anni fa non ci pensavi proprio a questo come calcio di rigore, io credo. Ti mettevi assolutamente le mani in testa, no, assolutamente no. Ma io sono d'accordo, Cioè, siamo arrivati a un eccesso, anche il rigore fischiato contro l'Inter che da regolamento c'è.
scusate, rigore dato all'Inter con l'Atalanta che da regolamento c'è, sì. Stiamo veramente andando un po' oltre, stiamo parlando di una mano che sfiora sul cross, cioè bisogna veramente mettersi un tavolino. Poi non sappiamo ancora se la palla era veramente andata fuori e è rimasta in campo, non abbiamo ancora capito. No, quello però l'hanno spiegato, è un errore tecnico, perché? Perché il guardalinee nel dubbio deve stare giù. E quindi c'è allora togliamo le guardaline, cioè no, cosa servono no, a fare? Se tutto quello che guardano è dubbio, è tutto quello che vedono è dubbio, eliminiamo il guardalino, eliminiamo il quarto uomo. Facciamo fare solo al VAR. Perché molte volte fanno andare avanti l'azione 30 secondi e poi tirano sulla bandierina? Ah, scusa, ma abbi pazienza. Ma nel momento in cui l'arbitro decide di far ribattere dal fondo, non c'è un giocatore dell'Inter che chiede il fallo di mano di Attenborough, non ce n'è uno. Tutti che se ne vanno, per loro l'azione è finita. Invece al VAR riescono a farla ricominciare e a dare il calcio di rigore. Cioè io queste scene qui le ho viste, le vedo solo quest'anno. Io solo quest'anno vedo queste scene. Sì. Ma si vede che qualche anno fa eri distratto, se le vedi solo quest'anno vuol dire che qualche anno fa eri distratto. Per quanto riguarda quest'anno, c'è uno scadimento della classe arbitrale. Quest'anno è pacifico. Giovedì capiremo tante cose. Riguardo a quest'anno, stavo dicendo, oggi il Pampa Sosa, con l'ausilio del Prof De Proof, ha stilato la classifica della Serie A come sarebbe se questa classifica fosse iniziata soltanto per quel che concerne il 2024. Beh, attenzione, perché vedremmo una... È singolare come classifica. Una squadra che in questo momento è in Champions, ma che non sarebbe in Champions con i risultati ottenuti nel 2024. Pampa. Sì, questo si dovrebbe far responsabile il prof, innanzitutto. È colpa sua, vuoi dire, vero? È colpa sua. Dopo lo strigliamo, Pampa. Tanto tra un po' arriva. Responsabilità di quello che ha fatto lui. Voglio dire, alla fine bisogna che il campo possa dimostrare i valori per quanto riguarda quello che esprimono per il calcio. Io ho un debole per questo Bologna che sta giocando un calcio straordinario, al di là dell'Inter, episodi non episodi. Se riusciamo a parlare di calcio, penso che il Bologna sia avanti a tutti e quindi è straordinario quello che sta facendo Thiago Motta. Allora, sì, l'abbiamo vista questa classifica. Ti piace un po' di più, vero? La classifica del 24. Cambia poco, eh? Beh, la cosa incredibile è che manca la secondo, Juventus, ragazzi. La Roma sarebbe in Champions insieme al Bologna. È un po' una cosa Marcello sorprendente. Marcello Chirico, non ci sarebbe la tua Juventus. Maurizio, secondo, terzo posto. Ma per forza, cioè, se nelle ultime sei partite la Juve fa 5 punti, è normale che la Juve non si trovi in quella classifica lì, prendendola dal primo di gennaio. È andata malissimo la Juve. Una vittoria nelle ultime sei partite. Certo, è quasi un cammino da squadra che deve retrocedere. Cioè, se cominciasse il campionato in questo momento, fosse cominciato il campionato il primo di gennaio, la Juve sarebbe in zona retrocessione. Per fortuna ha accumulato punti prima. Ma questa è colpa di Allegri o colpa di altre cose? No, è colpa che è implosa la squadra, ma proprio a livello di testa. La squadra a livello di testa non ha retto il confronto con l'avversaria. Cioè, ha forse probabilmente pensato che l'Inter fosse veramente irraggiungibile, e questo gli ha un po' diciamo rovinato. Forse Marcello ha fatto scudetto. Il miracolo prima, forse. Sì, ha iperperformato. Prima, ecco, prima dell'Empoli. Ieri sera che colpa Allegri. No, ieri sera, soltanto, secondo me, c'ha solo una colpa Allegri, che secondo me non doveva mettere Nonge, ma mettere un giocatore più esperto in quel momento della partita. Ma per il resto, ieri, la colpa gliela do a Vlahovic, che ha 4 occasioni e non fa gol, e lui stesso lo ammette, dice, quattro ne ha avute. Maurizio. Di occasioni da gol. Siccome si dice sempre, anche in questa sede, ma come si fa? Come fa Vlahovic a segnare se non gli arrivano mai i palloni? Certo. Aspita, ieri gli ha servito dei cioccolatini Chiesa. Maurizio. E non è riuscito a metterli dentro. Però dobbiamo riconoscere tanto di cappello. Io non l'ho mai sentito un giocatore affermare quello che ha errori. Affermato ieri. Ha detto un grande centravanti non fa gli sbagli che ho fatto io. Cioè, ha ragione. Soprattutto il centravanti che è costato 80 milioni. Però ammetterlo non è da tutti. Quindi certo, io dico tanto di cappello. Io applaudo.
Vabbè. Io applaudo a quello applaudiamo, che ha detto, però Vlaovic. Il gol non l'ha fatto. Allora voglio ritornare però alla Luca. Il gol Luca. Non l'ha fatto, quindi lo possiamo criticare. Non possiamo applaudire. No, lo applaudo per l'affermazione. No, vabbè, io applaudo al fatto che lui ammetta. Certo. Ma poi quando vado a esaminare la prestazione, per me è negativa. Perché appunto. Un centravanti non può sbagliare quattro gol. In pratica Marcello, da cinico dello sgabuzzino, dice lo applaudo, però... Insomma, mi ha fatto i danni. Io non applaudo. Ma scusami, se tu ieri hai avuto la bellezza, compreso il gol... Ieri la Juventus poteva vincere. Cioè, ieri ha avuto la possibilità di... Sì, poteva vincere la Juventus. Certo. O anche soltanto di pareggiare. O anche soltanto di pareggiare. Quella partita poteva benissimo finire 2-2. E nessuno avrebbe avuto nulla da dire, immagino. Perché la Juventus comunque ieri la prestazione l'ha fatta. L'ha fatta. Le occasioni le ha avuti. Se tu non fai la prestazione, le occasioni non le hai. Certo. Ieri l'ha fatta la prestazione. Io dopo voglio sentire i nostri due talent, cioè Marco e il Pampa Sosa. Gli farò una domanda un po' imbarazzante. Voglio vedere che cosa mi dicono. Prima voglio andare da Luca, però, sì, per capire che sta succedendo. Il secondo tempo è praticamente ripreso da 6 minuti con due cambi. È entrato Darmian al posto di Dumfries, è entrato Strootman al posto di Frendrup che era ammonito, è entrato Strootman, fallo su Lautaro, ammonito Strootman, quindi non è cambiato nulla per il centrocampo di Gilardino. Non è cambiato nulla per il centrocampo di Gilardino. Adesso attacca l'Inter sulla sinistra con Sanchez, si è inserito Di Marco che gli porta via l'uomo, solo dall'altra parte proprio Darmian, grandissimo salvataggio di Vasquez in scivolata, probabilmente sarebbe stato 3-0 perché ha calciato davvero a botta sicura il difensore dell'Inter. Attento, finirà, ma anche questa finirà 3-4-0 con Sabelli che allontana e Messias che prova a ripartire, duello con Barella che lo butta giù, secondo l'arbitro non c'è nulla, pallone ancora tra i piedi dei giocatori dell'Inter, grande anticipo di Bani, rimpallo però favorisce Sanchez, siamo al limite dell'area del Genoa, ancora Lautaro che tiene il pallone in mezzo a tre, riesce a girarlo comunque per Mkhitaryan che calcia tra le braccia di Martinez, allora, portiere del Genoa. A proposito di Inter, visto che dobbiamo fermarci per la pubblicità, io saluto e ringrazio Riccardo. Riccardo, cosa ti aspetti di vedere in questo secondo tempo, anche se la partita... Una conferma della superiorità dell'Inter. Una partita inutile. E no, quindi inutile, vantaggio, no. Speriamo bene per Madrid. Ecco, una partita inutile, vai pure a dormire tranquillo. Svettila Marcello! Con un altro errore nell'occasione del gol, perché secondo lui è rigore, deve ammonire e espellere il giocatore del Genoa. Allora Riccardo, ti saluto con questa chicca che mi ha trovato Carlotta, riguardo proprio al gol. Sì, perché ha segnato Aslani sta sostituendo Çalhanoğlu, e se vuole anche mandare la regia abbiamo la storia di Çalhanoğlu che esulta sui social per il gol di Aslani, quindi un po' si vede la coesione dell'ambiente. Sì, molto carino. Beh, l'ambiente è molto coeso, però come diciamo, vero Marco, vincere aiuta. Tutto bene. Poi se si perde volano gli stracci. Guarda che il momento quando la Juve è andata a più uno e stava lì sotto, sono state tante critiche, c'erano un po' di critiche per l'Inter, poi vabbè. Attenzione, noi ci prendiamo 2 minuti, ma è successo qualcosa, partita riaperta Luca. C'è vita nella metà rosso-blu a San Siro questa sera, il Genoa ha riaperto la partita con il primo gol in stagione di Vasquez, gran sinistro al volo da fuori area, Immobile Sommer su una respinta un po' troppo corta di De Vrij, il Genoa che comunque non si era dimostrato arrendevole in questo avvio di ripresa. Adesso c'è una rimessa laterale in zona d'attacco per l'Inter, ma il gol, mi sento di dire, è tanto merito di Gilardino, perché aveva spinto molto i propri difensori ad accompagnare l'azione fino al limite dell'area dell'Inter, proprio da questa circostanza è nato il gol di Vasquez, quindi il gol è arrivato al 53. In diretta abbiamo visto quello che significa dare un rigore che non c'è, e perché stavo arrivando proprio a quello oggi, rimetti adesso, anche in discussione, cioè, il rigore acquista un altro significato in questa situazione, questo è importante insomma, certo. Oggi adesso il Genoa sarebbe sul pareggio, quel 2-1 oddio, era un'altra partita se non davano il rigore, ma d'accordo, per carità, l'Inter è più forte, non si discute, però sta di fatto che quel rigore ha falsato la partita. Marco. È così? Perfettamente ragione, io mi metto in coda dietro lei su questa tesi, però non si può continuare sempre a dire ma l'Inter è importante, fortissima, perché tu incominci a togliergli tutti i gol presi con il VAR. Siamo a d'accordo, siamo, sì, ho episodi capito. Dubbio e gol annullati agli altri, insomma, che non possiamo per adesso non per so me se vabbè, ma 15 punti vabbè, di vista. No, qui esagerare nel senso che se la partita con il Verona tolgono il gol cambia assolutamente. Maurizio, io qui dissi che l'Inter è sicuramente più forte, ma è avvantaggiata. L'ho detto la scorsa in tantissime occasioni. L'ho detto qui. Quella è la sudditanza psicologica. È un fatto scontato. Perugia?
succede no, sempre io, però io che lo... sia più forte non possiamo discutere, io dai. L'ho detto la scorsa settimana, però nei momenti non sono questi, nei momenti di difficoltà che ha avuto l'Inter a sbloccare la partita, come stava dicendo Marco, ricordiamoci anche, ragazzi, la gomitata in faccia di Bastoni, quello secondo me era un momento del campionato dove la Juventus stava in un momento in cui l'Inter sicuramente è più forte, si può permettere di far giocare anche la seconda squadra, come è stato detto, senza 3-4 titolari, perché è la squadra più forte, ha un allenatore eccezionale, ha una rosa spaventosa, quindi si può permettere di fare quello che probabilmente, come diceva la grande anomalia, la grande anomalia, sapete qual è? Che è vero, io adesso parlo da juventino e so che molti di voi, non essendo juventini, molto mi accuseranno del fatto ma quando non c'era il VAR, quante cose ti hanno regalato. Voi non, sì, ma voi non potete mai parlare, noi della non dovreste mai parlare voi. E vabbè, allora non vengo neanche in trasmissione. No, ma è una battuta, ma sì, non possiamo negare che l'Inter sia la squadra più forte. Scusi, è talmente evidente. No, prego. Io volevo arrivare a un altro ragionamento, nel fatto che della Juventus si ricorderà sempre il gol di Turone e il gol annullato al Milan quella volta mi ricordo Calciopoli, guardi, mi ricordo una cosa un po' diversa, il colpo di Canate che Pjanic mi ricordo Calciopoli e qualche altra cosa, questo mi ricordo, quello fu un colpo di Canate, è stata una stagione, quello è stata una storia della Juventus. Marcello, ragazzi, legata ai problemi di Calciopoli. Calciopoli bisognerebbe andare un po' più a fondo. Però ora vogliamo discutere. Fate finire Marcello. Vai Marcello. No, per favore, sì. Fatemi finire, perché io da fuori non riesco a intervenire come fate voi in studio. Quindi mi fate finire il concetto, poi mi potete dire. Vai, Marcello, è tua. E vi ricordo dei determinati episodi, nel 98 l'episodio di Milano Ronaldo, il Turone con la Roma e quella volta il gol di Montari, ci sono quegli episodi. Qui purtroppo l'anomalia di quest'anno senza togliere nulla all'Inter, quanti episodi ci sono a favore? Uno ogni partita. Questa è la grande anomalia, anche stasera su una partita inutile, ormai l'Inter è a 12 punti dalla seconda. Perché è la classe arbitrale che è diventata assolutamente inconsistente e inadeguata. Questo è il fatto. È un indirizzo. Il VAR ha accresciuto questo problema, perché c'è il rapporto di sudditanza del VAR rispetto all'arbitro o dell'arbitro rispetto al VAR. Cioè si è creata una situazione talmente ingarbugliata che è complicato uscirne. Ma non è una questione di VAR e di arbitro. No, è un indirizzo molto. Che viene dato allora, da qualcuno. Questa conflittualità non l'abbiamo mai vista, diciamo la verità. Nemmeno nei momenti peggiori che abbiamo vissuto negli anni passati. Ma il motivo quale sarebbe? Il motivo è che il VAR si utilizza in maniera inadeguata, oltre bene le situazioni che sono espressamente previste, e questo determina. Azioni di gioco che nemmeno la è una questione di dolo, e tu insegni, tu me lo insegni, non è una questione di colpa, è una questione di dolo, che è diverso. Io non voglio andare avanti perché siamo qui e cerchiamo di salvare il salvabile, però la situazione è questa. La situazione è questa, certo che può essere anche dopo. Io voglio ritornare sul tecnico adesso, voglio andare da Pampasosa e chiedergli cosa può cambiare e adesso. Salutiamo il prof De Prof che si è aggiunto al Pampasosa. Bravo prof, bentornato. Però volevo andare dal Pampasosa per chiedergli dal punto di vista proprio tecnico della partita cosa cambia adesso. Niente, no, cambia che il Genoa eventualmente gioca un bel calcio a prescindere dai rigori non rigori. Quest'anno Gilardino è riuscito a dare una identità ben precisa alla sua squadra, quindi eventualmente aspettare nell'episodio magari una punizione, una palinativa, mi sembra un po' in difficoltà l'Inter in questo momento. Insomma, concordi Marco nel vedere un Inter non brillante come al solito? Soprattutto dopo il 2-0 c'è stato un... No, vabbè, per come è iniziata la partita, secondo me l'Inter non è che è stata brillantissima. Poi sì, ha preso un po' un pallino in mano del gioco, però comunque il Genoa secondo me ha fatto molto meglio nel primo tempo. E ora è normale, il Genoa è venuta fuori con coraggio, non ha niente da perdere, ha un'ottima classifica, può andare a provare a far male alla prima in classifica. Adesso è normale che l'Inter deve un po' spegnerla questa partita, perché altrimenti l'entusiasmo dei ragazzi di Alberto comunque
può provare a recuperare una partita che oggi, che in questo momento sembra recuperabile, perché ne ha le qualità. Il Genoa secondo me ha qualità anche nei giocatori, soprattutto offensivi, che hanno veramente dimostrato finora di essere molto forti. E voglio andare all'anello di Nicola per chiedergli, da dirigente, ecco. Allora, perché per esempio nel calcio italiano ci sono un po' di mode, ogni tanto esce fuori il nome di moda, eccetera. Qui adesso sicuramente hanno grande valore, abbiamo parlato spesso di De Zerbi come nouvelle vague del calcio, abbiamo parlato, forse adesso cominceremo a parlare di De Rossi, abbiamo parlato di Thiago Motta che sembra insomma come la Sora Maria, che tutti lo vogliono. Si parla pochissimo, si parla molto di Palladino, di Gilardino si parla pochissimo. Ma di Gilardino si parla pochissimo perché diciamo che non è molto che ha preso le responsabilità di una prima squadra. Però ha dei risultati in fila molto importanti. Sta facendo degli ottimi risultati e sta esprimendo anche un bellissimo gioco, anche perché la bravura del tecnico, io per me metto anche Simone fra gli certo. emergenti e i bravi però allenatori. Però Simone lo consideriamo già... già perché ha avuto la fortuna di passare dalla primavera della Lazio alla prima squadra della Lazio, dove aveva un grande dirigente che era Tare, che gli proponeva dei giocatori ottimi e lui riusciva a sfruttarli nei ruoli giusti. Ma quello che sta facendo Girardino, cioè Girardino non si sta inventando un calcio, è bravo chi nel mondo del calcio non inventa ma rispetta i ruoli dei vari giocatori, cioè quello che sta facendo De Rossi alla Roma. La Roma è arrivato De Rossi e non fa altro che utilizzare 2-2 annullato per fuorigioco. Per fuorigioco. Per fuorigioco. Non lo dite a Chirico per fuorigioco. Adesso lo vedremo perché la sensazione l'avevo avuta. Sì, lo rivediamo perché a me anche questa volta la sensazione l'avevo avuta. Vitigna mi sembra a volte, adesso arriveranno sicuramente le immagini, ma in generale confermo quello che stavi dicendo. Perché secondo me il Genoa sta dando molto, molto filo da torcere. Esatto, però intanto occhio al Genoa. All'Inter e occhio al Genoa, perché. Tra l'altro, non perfetto Sommer. No, è forse uno dei pochi errori che abbiamo visto quest'anno di Sommer, che per sua fortuna non porta conseguenze in questa circostanza. Però credo che era abbastanza evidente il fuorigioco. Il fuorigioco c'è. Però dicevo, Gilardino, che effettivamente se ne parla poco. Però è pure la piazza, perché il Genoa è Genoa, città in cui la Sampdoria non ci sta, per cui lo scontro diciamo tra due squadre da derby non ci sta, e quindi se ne parla meno e Gilardino emerge con più difficoltà. Ma Marco, Genoa non è una piazza così semplice in realtà, no. Vero? Sì, ma è semplice giocato, perché non c'è la Sampdoria. Tu che ci hai giocato, Marco? No, Genoa è una piazza molto molto difficile. Una piazza difficile, eh? Molto difficile. Quindi vuol dire che soprattutto sta lavorando la parte bene. Genoana. Sta lavorando bene. Vi segnalo comunque un Inter molto attenta sui tagli degli esterni del Genoa, che si stanno comportando davvero molto bene. E vi segnalo comunque un Thuram, come vi ho anticipato prima, già in forma Champions, perché ha giocato 4-5 palloni di una pulizia clamorosa per tenere su la sfera per l'Inter. Allora vado da Pampa Sosa, bella partita, vero Pampa? Sì, d'accordissimo anche con quello che ha detto Luca, perché Thuram non solo quest'anno ha fatto un approccio, un campionato straordinario, dopo un infortunio muscolare, rientrare con tutta la testa che c'è, ha fatto veramente bene. In questi ultimi minuti l'Inter sta cercando di gestire il pallone come non le è mai successo. Perfetto, però Marco sta cercando di gestire, però sta soffrendo. È forse una delle partite di maggiore, nella complessità, con la Roma ha sofferto un tempo. Questa è una partita in cui ha sofferto tutta la partita. Dove il rigore è determinante. Vi aggiungo che il Genoa, giustamente come dicevate voi, non è mai uscito veramente dalla partita. Cioè l'unico momento di flessione che mi sento di segnalare è dopo l'1-0, perché poi ha subito ancora. Marco, più merito del Genoa o più, diciamo, virgolette, demerito dell'Inter? Da quello che si è visto è merito del Genoa, perché è andato a San Siro con coraggio, con voglia di provare a fare la partita, e sicuramente è merito di Alberto e dei suoi ragazzi. E la classifica anche ti permette di fare questo, perché certo. Puoi andare lì a viso aperto. Comunque ad oggi mi sembra una delle poche squadre che ha messo in difficoltà, ma l'aveva già messa all'andata. Già l'andata. E forse è la caratteristica di come
di come gioca questa aggiungerei squadra. Che forse l'Inter ha dovuto fare ricorso più all'esperienza che ma guarda alla tecnica partita, l'Inter ha sporcato decisamente la partita, tante pause, esatto, questo intendevo, sì. Cercando di far falli, cercando di proteggere la palla, e come ha detto prima il Pampa, vedere l'Inter in, forse è la prima volta veramente che l'Inter fa. E allora raccontiamolo fino alla fine. Quanto sì, manca? Perché mancano 10 secondi. Vediamo se l'arbitro poi allungherà il recupero. Rimessa laterale per l'Inter. Pallone per Arnautovic che la tiene o prova comunque a tenerla lontanissima dalla propria area di rigore. Finisce qui al 94esimo puntuale. L'Inter va più 15 sulla Juve, più 16 sul Milan. Si avvicina tantissimo al suo 20esimo scudetto. Abbracci e baci tra i giocatori. Mi permetto di dire che il Genoa può uscire da San Siro a testa altissima. Esattamente. Prof, dicevi è determinante quel rigore, allora. Beh, a questo punto, sì. Diciamo dal punto di vista dei gol, la partita sicuramente dirà di un Genova forte, ma anche di un Inter che ha saputo controllare solida la partita, comunque, che resta solida. Però dal punto di vista dei gol, diciamo che il rigore è stato determinato. Vedi quanti aiutini durante tutto l'arco della stagione. Ma guarda, io non dico questo, dico però vabbè, un dato che certamente no? Quel gol sul rigore è stato così clemente. Ecco, ci dobbiamo fermare. Non è così clemente. Come? No, con non la so. Juve lei però, professore, non è mai costato così. Ma la Juve, era, come lo ma la Juve era un sistema, capito? Questo è il problema. Sì, sistema. Qual è il sistema? Qui può capitare. Guardi che come anche sistema, calciolo, la sentenza che, di Calciopoli. Questo, la sentenza un sistema, di, anche questo della... di Calciopoli. Ma le sentenze di Calciopoli lei le avrà lette. Ma certo no, io anche detto ho fatto i processi. Ho fatto i processi più che legge. Io non le ho lette, io l'ho fatto. Marcello, riparto da te, più 15 dalla tua Juventus l'Inter, tra poco. Quindi a un centesimo da Conte, perché? Perché chi? Attualmente la media dell'Inter è 2,67, calcolata con i 72 punti attuali. Tra l'altro pensate, lo scorso anno a 72 chiuse la Serie A, pensate un po', quindi in netto anticipo quest'anno. E allora andiamo un po' a vedere i numeri e la proiezione, perché la media punti è 2,67, gol fatti 69, gol subiti 13, la proiezione è 102 se dovesse mantenere un quell'arrotondamento che permetterebbe il grande record della Juventus di Conte magari eguagliarlo. Sicuramente la Champions potrebbe un minimo distrarre, ma questa proiezione, parlando proprio in maniera di numerica semplice, è un uguale 102, un pareggio, chiamatelo voi. Guarda, ti faccio commentare questi numeri da Michele Borrelli. Michele, benvenuto, buonasera. Aia, poi aia, oltretutto, allora, oltretutto Michele, anche un commento a caldo su questa vittoria che permette alla tua Inter di volare a più 15 dalla Juventus e a più 16 dal Milan. Sì, ciao Vittoria, un saluto a tutto lo studio. La 12ª vittoria consecutiva dall'inizio del 2024, ma non è stata una vittoria come le ultime, quelle per 4-0 con l'Atalanta, il Lecce o la Salernitana, perché il Genoa nel secondo tempo ci ha creduto, Gilardino si è giocato tutte le sue armi in attacco, nel finale anche Ekuban, Vitigna, erano tre punte più Gudmundsson al centrocampo. Nell'Inter è affiorata un po' di stanchezza, è uscito Lautaro, Barella e Mkhitaryan hanno dovuto stringere i denti, anche Carlos Augusto ha chiuso secondo me molto molto stanco, però poi alla fine l'Inter l'ha portata a casa grazie a quell'1-2 alla fine del primo tempo con il Niño Maravilla, che Sanchez ha messo il suo sigillo sul campionato, aveva segnato finora due gol, ma tutti e due in Champions, per lui gol e assist, perché la giocata più bella credo sia proprio quella del primo gol, dove Barella va in verticale su Sanchez che serve a Aslani, anche per Aslani è il primo gol non solo di quest'anno ma proprio con la maglia dell'Inter, e sono 17 adesso i marcatori diversi dell'Inter quest'anno, 16 in campionato, perché appunto dicevo Aslani più Sanchez, Carlos Augusto ha segnato solo in Coppa Italia. Per quanto riguarda le medie, le proiezioni, a me non sono diciamo discorsi che non mi attraggono molto. Io adesso penserei a come ruotare in vista di Madrid a Bologna, e credo che Inzaghi già ci sta pensando. Oggi sono entrati Acerbi, Turam nel finale, manca Çalhanoğlu, c'è un po' di apprensione perché Frattesi ha fatto il riscaldamento, poi alla fine ha fatto di nuovo una smorfia, un po' come quando è uscito dopo il gol nell'ultima partita, e quindi non è stato rischiato. Quindi bisogna vedere domani le condizioni di Frattesi. Çalhanoğlu sicuramente per Bologna farà le prove generali, così come Bastoni, che oggi era squalificato. Quindi credo che a Bologna Bastoni, Çalhanoğlu, Turam e Acerbi, e poi gli altri saranno
le alternative per far ripiantare soprattutto Barella, Mkhitaryan, Di Marco, Lautaro stesso. Certo. E allora Michele Borrelli, grazie mille. Commentaci il rigore, commentaci il rigore, Borrelli. C'era il rigore. Sì o no? Allora, il rigore ha fatto molto discutere anche noi qua in tribuna stampa. Allora, vi dico la mia di lettura. Allora, Frendrup, che era tra l'altro già ammonito, entra sul pallone, va cercando di prendere il pallone, lo tocca anche con la punta del piede, però il pallone non cambia direzione perché Barella lo tira in diagonale e il pallone va nella traiettoria in cui l'ha calciato Barella. Poi prima che la palla uscisse dal rettangolo di gioco, Frendrup travolge Barella. Non hai convinto Marco, travolge Barella. Sono due le cose che dovevano controllare al VAR: se la palla era uscita, ma al VAR gli hanno detto praticamente vieni a vederlo che non è rigore. No, ma era fallo, no. Era fallo su Barella, certo. Ah, certo, è ovvio. Ragazzi, dobbiamo veramente salutare Michele, grazie davvero, ci vediamo la prossima settimana. Michele Borrelli, Michele deve ricorrere allo stadio per fare quindi deve entrare allo stadio di nuovo per andare in conferenza stampa. Grazie Michele Borrelli, grazie Michele, buon lavoro. Allora, grazie a voi.